Ciao ragazzi, oggi siamo tornati su Counter-Strike Global Offensive, in particolare vi porterò un episodio di Overwatch, ovvero quella sezione del gioco nella quale andiamo a visionare una clip registrata durante un match competitivo, e dove vedremo un giocatore che è stato reportato e in seguito decideremo se questa persona usa i cheat, griffa oppure no. Per cui scrivete nei commenti se avete dei suggerimenti riguardo questa serie o semplicemente per dire la vostra sul nostro sospettato. E niente, mettiamoci al lavoro e cerchiamo di eliminare qualche cheater dalla lunghissima lista presente in questo gioco, per cui premiamo su revisione e noi ci becchiamo direttamente in game. Ok, iniziamo, siamo su Inferno, i nostri terroristi stanno perdendo, vediamo un po' cosa fanno. Ah, sospettato, non c'è più The Suspect, bellissimo. Allora, pusha con lo scout, banana come non ci fosse domani. Innanzitutto, vabbè, lo vediamo dopo le statistiche. Ah, però. No, però sto colpo ci poteva stare, ci poteva stare. Diciamo che tutti e due i team sono un po'... hanno delle armi strane. A parte i terroristi. Uno che poi picca con il mag 7 da quella distanza. Sì, qua è un rank basso, 100%. Un altro headshot strano. Sapeva quando cambiare arma. Un po' mi puzza. Come spara, madonna. Un altro headshot. Cioè, mirava la testa, per amor di Dio. Forse gli va un po' in prefire. Non controlla gli altri spot. No, sto qua al Wallach. Proprio non controlla gli altri spot. È andato diretto dal nemico. Anche ora sta già dove. Ok, glielo può aver detto il suo compagno. Però... è andato dritto verso due o tre nemici che mi stanno di Wallach. Vedete, lo mira già nel muro. Poi cerca di nasconderlo, ma nel muro lo stava già mirando. Vediamo i prossimi round, ma non è tanto la percentuale di headshot. Secondo me non spara manco bene, infatti il primo round ha fatto 14-3, 13, sì. Magari ora con la K, avendo il Wallach, è leggermente più facilitato. Perché... potendo andare in prefire, magari vai in prefire sulla testa, quindi... K. Con un colpo alla testa si tira giù. Questo qua pusha tanto per averla... Guarda! No! Wallach, viene. Wallach. Non c'è più nemmeno da pensarci. Con questo si può già quasi dire conclusa l'Overwatch. Guardate, mira già, sa quando picca, esce e spara. Questo qua può andare a giocare all'ESL con i pro. Guardate di nuovo. Fa finta di sparare a caso, ma in realtà lui sta dov'è. Che schifo di persona. Guardate come lo mira, come lo segue. E che ci avrà anche una sensibilità che fa spavento. Di quelle tipo... quelle persone che hanno 5-6 di sensibilità. Che muovi il mouse di mezzo millimetro e fai tutto il giro a 360 gradi con la tua visuale. Gradi. Allora. Ora vabbè, fa finta di cercare un po' di spot, perché sa che finisce in Overwatch e spera che qualcuno ci caschi. Ora, se qua viene da banana, lo lascerà a qualcun altro oppure no? Chi lo sa? L'ho lasciato a qualcun altro. Nel frattempo vediamo se mi si sbugga l'ud di gioco, cioè la vita e le armi. Proviamo a premere destra come in gioco. Ok, si è sbuggato, il miracolo. Scarso, dai, che lo sapevi di quando usciva. Bruttissima flash, inutile. Una flash in cui si è flashato da solo. Eppure non ha nemmeno piccato, quindi... una smocca inutile, perché è andato a smoccare i tronchi di legno. Questa no, questa è già meglio. Lui non aspettava altro che sparassero, almeno magari poteva piccarli, dicendo ma... in realtà loro mi hanno sparato, sapevo dove erano. Guardate come li mira! Clamoroso, eh?
Solo che non avendo manco il senso della mappa, cioè non sapeva che era dietro la casa. Guardate, sa già che è lì, sa già che è lì. E infatti ci va in prefire. Poi ci muore perché fa schifo. Però è andato in prefire. Cioè ce ne sono di spot dove nascondersi. Lui sapeva che l'unico terrorista presente su B era quello. Perché poi è clamorosamente scarso. Perché nonostante abbia tutti questi... tutto questo wallhack, con la VP non riesce a fare le kill nemmeno quando... sa quando la gente esce dagli angoli. Però lui non riesce a ucciderli. Clamoroso. Dai, vogliamo una bella kill di quelle... proprio 100% hack. Ah, sa già che è lì, eh. Spot comunissimo. Uno spot comunissimo. Lui va perché sa che non ripicca l'altro, perché è andato via. Ora fa finta di tirarne una lama. Lui sa, ecco lì che mira già. Perché c'è anche l'altro spot dietro agli altri barili a destra. Però lui sa che è lì. Lui sa che è lì. Poi non so nemmeno che gusto hanno queste persone a giocare a questa maniera. Cioè, ti toglie tutto il divertimento. Ok, trolli, però ti toglie il divertimento, la competizione. Cioè, è come giocare spara le sagome. Perché sai già da dove escono, quando escono, come escono, cosa c'hanno magari, di arma, quanta vita hanno. Era già. Ed è anche lento perché ci ha messo un'ora a mirare lì, sapendo che era lì. Non ho parole, davvero. Quanto sta facendo i suoi compagni? Nemmeno troppo schifo. Ma perché è una partita schifosi contro schifo. Probabilmente ha attaccato i cheat in fase T perché perdevano. Infatti l'hanno riportato tardi nella partita. Probabilmente... infatti il primo round, cioè la prima parte in difesa ha fatto 14-13, cioè è normale. Poi è tanto stupido che va contro uno che ha la mitraglietta con la VP in mano, cioè. Non prende le granate, non prende niente. Lui proprio ha sempre tutti i campioni, AVP e... godo. AVP e tecnologia. Sì, sì. Perché poteva prendersi anche una K o qualcos'altro, ma non sapendo sparare. Il suo unico modo per riuscire a fare qualche kill. Guardate come prefire nel fumo. Quanto rido quando lo vanno. E il suo unico modo per provare a sparare, per provare a uccidere qualcuno, era... lo sta facendo in modo spudorato perché tanto sa che l'hanno riportato. Quindi almeno vuole vincerla. Perché il suo profilo non verrà eliminato, ovviamente. No. Questo qua è stupido. Si mette male. Si vede tutto il corpo tranne il fucile. Però il senso è che io non capisco il divertimento di ste persone nello sparare alle sagome che escono all'improvviso. Inoltre, ripeto, è anche scarso perché sa soltanto usare la VP. Perché almeno sa da dove escono, un colpo, se li riesce a prendere, perché non li prende sempre, un colpo li tira giù, un colpo li tira giù. Con la cava probabilmente o li prende in testa o non ne fa una di kill. Ora sa che sto qua gli fuscia. Era una flash orribile, è andato a prendersela in pieno. Tanto ormai i suoi compagni hanno pushato lì. Sa che lo vogliono flankare da dietro. Infatti lui si mette lì a fare. Che suicido. E dai che lo sai che c'è lì. Fagli wallbang nella vetrata. No vabbè, clamoroso. Allora ragazzi, io direi
Direi, poi fatemi sapere nei commenti, però vabbè, griefing assolutamente no, aiuti esterni assolutamente no, la mira assistita, beh, a vedere da certi colpi di AVP io sarei tentato a dare prove insufficienti per questa sorveglianza, perché comunque sbagliava anche dei colpi semplici con la Tech 9, sparava a schifo, missava tutti i colpi, se entrava in headshot era spesso culo conseguente al wall hack. Visione assistita, cioè io uno più clamoroso di così dopo che ha sparato nel muro facendo wallbang in testa a quel CT là, direi che non ci sono proprio dubbi, e quindi attendo con ansia il messaggio è stato banato tizio, perché questo era veramente clamoroso, e direi che ci becchiamo alla prossima Overwatch. Ciao a tutti.